Una parte essenziale nella barca a vela è un palo verticale impiegato per il sostegno delle vele, che prende il nome di albero. L'albero può essere fissato allo scafo in due modi. Albero appoggiato in coperta. Il piede dell'albero alloggia in un'apposita base sulla coperta, chiamata scassa, e il peso viene scaricato da un puntale all'interno che collega la scassa alla chiglia. Albero passante. L'albero attraversa la coperta in un apposito foro, mastra, e va ad appoggiare direttamente sulla chiglia nell'apposita scassa. La progettazione, la costruzione ed i materiali di alberi sono profondamente mutate nel corso dei secoli. Dai massicci piloni in legno, costruiti utilizzando un singolo albero, a sezioni in fibra di carbonio aerodinamiche, testati, superleggeri e superpotenti. Dopo la metà del XX secolo, le barche si cominciarono a costruire esclusivamente per la velocità e la corsa. Nuovi materiali più leggeri, come l'alluminio e il carbonio, sono attualmente utilizzate per ottenere alberi resistenti e potenti nelle imbarcazioni da regata. La scelta di un albero in alluminio o in carbonio è condizionata dalla tipologia dell'imbarcazione a vela, dal tipo di randa utilizzata e in ultimo dalle prestazioni desiderate. Imbarcazioni più grandi possono armare alberi diversi per numero, dimensione e configurazione delle vele. Vediamo la nomenclatura degli alberi di una barca a vela. Albero di trinchetto è l'albero delle navi a vela montato a prora via dell'albero di maestra, costituito da fuso maggiore, albero di parrocchetto, alberetto di velaccino. Albero di mastra, che è l'albero maggiore delle barche a vela, costituito da fuso maggiore, albero di gabbia, alberetto di gran velaccio. Albero di mezzana è l'albero situato poppa via dell'albero di maestra, costituito da fuso maggiore, albero di contromezzana, alberetto di belvedere. Il bonpresso è un albero montato a prua delle antiche navi e armato nelle imbarcazioni di fattura più moderna per le andature di traverso, lasco, gran lasco e più raramente poppa. Fa parte dell'alberatura il boma, asta orizzontale fissata all'albero con un attacco a snodo, detto trozza. Il boma porta la base della vela principale, detta randa. Il boma è sorretto all'altra estremità da un cavo fissato in testa d'albero, detto amantiglio. In base all'alberatura e alle vele troviamo: la vela al terzo o da trabaccolo è un tipo di vela aurica, con il lato superiore inferito in un'antenella e le mura bordata sulla prua o a piè d'albero. Inoltre è una vela di taglio e come tale il vento può lavorare su entrambe le facce. Vela tarchia è un particolare tipo di vela con forma trapezoidale che si stende a poppa via degli alberi. Viene inferita, cioè fissata, per tre lati sull'alberatura: sul lato prodiero all'albero, nella parte superiore su un pennone, detto picco, e nella parte inferiore su una trave, detta boma. Vela latina è una vela di taglio triangolare. È composta da un albero e da un'antenna che viene issata diagonalmente sull'albero. La vela è inserita sull'antenna mediante appositi legacci denominati matafioni, in modo tale che l'antenna possa sostenerla per tutta la lunghezza.
La vela aurica è un particolare tipo di vela con forma trapezoidale che si stende a poppa via degli alberi. Lo sloop è un armo con una randa e un unico fiocco o genua. Il cutter, a differenza dello sloop, arma un secondo fiocco, detto trinchetta. Il buon presso serve ad armare il fiocco. Il catch è un armo molto elegante. L'albero a poppa via dell'albero maestro si dice di mezzana ed è posto a prora via dell'asse del timone. Nello yawl l'albero di mezzana è a poppa via del timone. La goletta è armata con le classiche rande auriche. Il brigantino è un'unità dotata di due alberi armati con vele quadre. Il veliero è una nave a tre alberi più il bopresso armata con vele quadre. L'albero è tenuto in posizione verticale da un sistema di cavi chiamati manovre fisse o dormienti. Le manovre fisse sono le sartie e gli stralli. Le sartie sostengono l'alberatura in senso trasversale. Possono essere sartie alte, sartie medie e sartie basse. Le sartie sull'albero sono sostenute dalle crocette, che possono essere crocette alte e crocette basse. Le crocette servono a suddividere l'altezza dell'albero in diversi settori. Per ogni settore le sartie possono avere l'angolazione richiesta e scaricare parte dello sforzo sulle rispettive crocette. Queste aiutano anche a impedire che l'albero si fletta sotto la tensione trasmessa dalla velatura. Gli stralli bloccano l'albero nel senso longitudinale. Troviamo lo strallo di prua, che assicura il sostegno longitudinale verso prora, e troviamo lo strallo di poppa o paterazzo, che assicura il sostegno verso poppa. Gli stralli e le sartie sono fissati in coperta tramite le lande, che sono piastre o anelli metallici su cui sono innestati gli arridatoi o tornichetti che servono a tesare le sartie. Le manovre correnti sono quel complesso di cavi, cime, sulle vecchie navi si parla di cordame in genere, che permettono di armare le vele, cambiare dimure, fare delle regolazioni, eccetera. Le drizze sono quelle cime che servono per portare a riva, in alto, le vele. Esisterà a bordo quindi una drizza per ogni vela. Drizza di randa, drizza di fiocco, drizza di spinnaker, eccetera. L'ala basso ha la funzione opposta alla drizza, cioè serve ad ammainare le vele in particolari tipi di attrezzatura in cui le vele non scendono spontaneamente per gravità. Le scotte sono manovre fissate alla bugna del fiocco e della randa, che servono per orientare tali vele. Le scotte hanno la funzione di tesare, termine cazzare, o lasciare, termine lascare, filare, le vele per la loro corretta regolazione. Per la randa, la scotta è costituita da un paranco con il quale si regola la posizione del boma. Il paranco è posizionato su appositi carelli, detti carelli di scotta. Su alcune unità possiamo trovare il tangone, asta che serve a tenere in posizione alcune vele di prua. Un'estremità, piede,
si innesta all'albero e l'altra varia a un angolo della vela. La manovra corrente fissata alla varea si chiama braccio. Troviamo il caricabasso, che è un paranco che tiene verticalmente il boma e il tangone verso il basso per distendere l'inferitura della vela. A mantiglio è un cavo atto a sostenere il tangone e il boma quando lo spinnaker e la randa sono ammainate. Il cunningham è un paranco che tende l'inferitura della randa quando il boma è privo di caricabasso. La ritenuta del boma o vang è un paranco che impedisce alla parte verso poppa del boma di alzarsi. La borosa è una cima fissata alle brancarelle, brancarelle di mura, brancarelle di scotta, che serve a tesare la base della randa quando sono presi i terzaroli. I matafioni stringono e allacciano al boma la randa serrata o parte di essa. Le sarte di dritta e di sinistra possono essere anche volanti, cioè è possibile tesarle sopra vento o lascarle sotto vento a seconda dei casi. Il trasto della randa è una rotaia trasversale su cui corre il carrello della scotta di randa. Non tutte le imbarcazioni hanno il trasto, in quanto possono essere armate con un doppio paranco per la regolazione del carrello della scotta di randa, cosiddetto armo alla tedesca. Le rotaie posizionate ai lati della coperta e nel pozzetto servono allo scorrimento dei bozzelli di rinvio delle scotte. Vericelli o winch sono argani che facilitano la messa in tensione di una manovra corrente. Le gallocce sono aste orizzontali su perno centrale alle quali si dà volta ai cavi e cime. Lande, piattine o tondini d'acciaio che collegano stralli e sarte alle parti più robuste dello scafo. Golfare, anello al quale si possono fissare drizze, paranchi, ritenute, stralli mobili, sarti e volanti. Bozzello, carucola di rinvio per scotte e drizze o per altre manovre correnti. Strozzacavo, congegno a ganasce che permette di bloccare una manovra corrente messa in tensione. Passacavo, bocca di scorrimento di una manovra corrente che deve essere tenuta in posizione. Arridatoio, tornichetto che collega sarti e stralli alle lande, permettendo di regolarne la tensione. La velatura è l'insieme delle vele che un'imbarcazione può esporre al vento, mettere a riva. Nelle moderne imbarcazioni esistono due tipi di vele. Vele prodiere, che secondo forme e dimensioni si chiamano in ordine decrescente Genoa, Fiocco, Tormentina, sono alzate a prora via dell'albero. Vele particolari sono quelle prodiere che non vengono inferite allo strallo. Spinnaker, vela a forma di triangolo curvilineo, spicchio di sfera, viene alzata in luogo del fiocco nelle andature portanti. La vela resta a prora via dello strallo,
con l'angolo di mura tenuto in posizione da un tangone. Jenneker, simile allo Spinnaker, sono però murate alla prora e non utilizzano tangoni. Vele poppiere, che sono le rande, che vengono alzate a poppa via dell'albero. Ci sono due metodi fondamentali per produrre un tessuto tecnico per vele. Il metodo classico, con trama e ordito, in cui più è stretta la tessitura e più sono elevate le caratteristiche di impermeabilità all'aria e tenacità ai carichi. Fino all'avvento delle nuove tecnologie, i tessuti erano tramati e davano origine a diversi valori di resistenza e deformazione a seconda della direzione dei carichi applicati. Un tessuto di questo tipo è formato da dei fili tesi, la trama, e altri che vi girano intorno a zigzag, l'ordito. Per disporre di un tessuto il più possibilmente stabile, leggero e resistente, i velai utilizzarono il poliestere, un tessuto che da tantissimi anni ancora oggi riveste per gran parte dei velisti, la materia prima delle vele, il draco. Il secondo metodo è a filati dritti, che permette di creare materiali compositi con elevatissime caratteristiche di leggerezza, tenacia, stabilità e impermeabilità all'aria. Per questo i prodotti di questa seconda tecnologia non vengono chiamati tessuti, ma lamine. Sono state prodotte fibre dette aramidiche, che, composte assieme dei fogli sottili e trasparenti in poliestere, permettono di eliminare lo scorrimento fra trama e ordito e di ottenere ferzi la cui resistenza alla deformazione è nota e precisa. Vengono così organizzati veri e propri sandwich di materiali diversi per soddisfare le richieste dei velisti più esigenti. Ad esempio, i filati di diverso tipo vengono stesi in modo dritto e sovrapposto, non intrecciato, su una pellicola di Mylar, poi coperti da un'altra e il tutto viene incollato ad altissima pressione, ottenendo una lamina di grandi capacità meccaniche, di estrema leggerezza e con permeabilità all'aria nulla. Le vele sono costituite da strisce di stoffa, ferzi, cucite insieme e disposte secondo angolazioni diverse per diversi tipi di vela. Sostanzialmente la nomenclatura è la stessa per le vele prodiere e poppiere. La randa, come del resto il fiocco, essendo vele triangolari, hanno tre lati e tre angoli con nomi caratteristici e ben riportati. La base per la randa posta sul boma, il lato di inferitura o antennale, quello inserito nell'albero o nello strallo per il fiocco, ed il lato libero chiamato balumina o caduta poppiera. Vediamo ora i tre angoli. Angolo di penna, quello in alto dove vengono ingallocciate le drizze. Angolo di bugna o di scotta, quello verso poppa dove sono fissate le scotte. E l'angolo di mure, angolo inferiore prodiero delle vele. Sostanzialmente la nomenclatura è la stessa per le vele prodiere e poppiere. La randa, come del resto il fiocco, essendo vele triangolari, hanno tre lati e tre angoli con nomi caratteristici e ben riportati. La base per la randa posta sul boma, il lato di inferitura o antennale, quello inserito nell'albero o nello strallo per il fiocco, ed il lato libero chiamato balumina o caduta poppiera. Vediamo ora i tre angoli. Angolo di penna,
quello in alto, dove vengono ingalocciate le drizze, angolo di bugna o di scotta, quello verso poppa, dove sono fissate le scotte, e l'angolo di mure, angolo inferiore prodiero delle vele. La randa ed il fiocco, per creare portanza, devono necessariamente formare, nella loro funzione ottimale, un profilo alare, quindi non possono essere dei teli a superficie piatta, ma necessariamente tagliati in modo da presentare del grasso, che è una sorta di pancia della vela. Per ottenere questo vengono tagliati in strisce di tela chiamate ferzi, uniti con doppia cucitura e disposte in base alle caratteristiche che il velaio vuole dare alla vela. Sul lato di inferitura, cucito saldamente lungo il bordo della vela, vi è l'arelinga, che permette di inferire la vela nella canalina all'uopo predisposta sull'albero o sull'astrallo per il fiocco. Per imbarcazioni maggiori, questo compito è svolto da una serie di garrocci, cursori o tacchetti metallici o altro materiale duro che, opportunamente sagomato, scorrono su una rotaia fissa all'albero o al boma. Per tesare la balumina, in caso sbattesse, all'interno dei bordi d'uscita c'è una piccola sagola chiamata meolo, che per lo stesso scopo la si trova sulla balumina e sulla base del fiocco. La stecca è un rinforzo rigido di legno o vetroresina inserito nella tasca in modo da mantenere piatta la balumina. Quando il vento aumenta, necessariamente bisogna ridurre la vela e quindi prendere le cosiddette mani di terzaroli. La randa, pertanto, è divisa in tre ordini di terzaroli, ognuno costituito da una brancarella, occhiello, di mura, che diventerà il nuovo punto di mura, agganciandolo ad un corno, gancio all'altezza della trozza, ed una brancarella di bugna, che viene tesata sul boma da una borosa, generando la nuova base per quella mano di terzaroli. La randa in eccesso sul boma viene raccolta da una serie di mattafioni. Anche se un tempo l'insieme di manovre fisse o correnti su di una nave veniva chiamato in modo generico cordame, su di un'imbarcazione non esistono corde, o meglio, ne esiste una sola, che è lo spezzone attaccato al battaglio della campana. Tutte le manovre sono chiamate cavi o cime, cimette, sagole, a seconda della loro dimensione o con gli specifici nomi a loro attribuiti. Per le manovre fisse sono utilizzati dei cavi di acciaio, mentre per quelle correnti le fibre sintetiche hanno sostituito completamente le fibre vegetali. I cavi vegetali, canapa, vanilla, cocco, sono costituiti da fibre naturali, trefoli, che attorcigliati in senso orario formano i legnoli, i quali sono nuovamente attorcigliati in senso antiorario, formando un cordone, che a sua volta forma un cavo torticcio. I cavi sintetici sono ormai usati universalmente per le manovre correnti, per la loro maggiore flessibilità e maneggevolezza, e risultano anche essere più resistenti dei cavi vegetali. Hanno però minor resistenza allo sfregamento e quindi minor durata rispetto a quelli d'acciaio. Le fibre più usate sono il nylon, il poliestere, il propilene ed ora anche quelli ad alta resistenza Kevlar e Spectra. I cavi in nylon e poliestere possono essere intrecciati,
Quelli in fibre, meno flessibili, non sono ritorti, bensì tenuti insieme da una guaina di fibre poliestere intrecciate, per proteggerli da abrasioni e raggi ultravioletti.
Thank you.